Per la prima volta, dopo 34 partecipazioni, Domenico Di Sessa prende la bandierina posta all'estremità del palo di legno cosparso di grasso animale e si laurea campione della 117esima edizione della Stuzza, lo storico palio in programma nel mese di agosto a Santa Maria di Castellabate. L'evento si è svolto dopo il rinvio del 14 agosto a causa delle avverse condizioni meteo-marine e si è aperto con un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Genova. La Stuzza, svoltasi sul lungomare Perotti, ha regalato ancora una volta emozioni e risate tra prove degne dei migliori equilibristi ed altre da regalare agli archivi di Paperissima. Ascoltiamo il vincitore. Di inseguimento, finalmente riesco a prendere il primo posto. A me ha preso fino adesso solo i secondi e terzi posti. Finalmente il sogno si avvera dopo 34 anni. Quale emozione ha provato? No, prendere il primo posto è una cosa, secondo me, non lo so, guarda. E forse non dormirò stanotte, secondo me. Perché me la sentivo che oggi dovevo prendere il primo posto. Oggi ero sicuro di pigliarlo e quindi ci sono arrivato tante volte. Mi sono preparato per prendere, come Ronaldo si è dedicato per vincere la Champions, io mi sono dedicato per vincere il primo posto. La manifestazione ha visto ancora una volta la regia dell'associazione Cilentani Doc, tra questi Francesco Federico e Giuseppe Villani. Quest'anno solo il secondo va bene, però l'importante è che ci siamo divertiti tutti insieme, tra amici. Divertimento, è una festa per tutti. Questa è una grandissima manifestazione storica che va da oltre da tanti anni, già in mano ai nostri nonni e bisnonni. E diciamo, questa manifestazione siamo orgogliosi tutti di farla andare sempre più avanti nel futuro e anche con molti giovani, che sia che questa tradizione non muore mai. Anche oggi siamo qua per un rinvio, purtroppo a causa del maltempo, e non ci siamo arresi perché combattiamo anche il tempo per mantenere avanti queste tradizioni.